un'esposizione molto particolare qui alle Serre di Villa Ogliani, un ritorno al passato, prima di internet. Veramente, questa è stata un'occasione, parlando con il signor Brandonisio, con cui dopo parlerete anche voi, mi ha parlato di questa collezione che aveva fatto girando per i mercatini e mi aveva fatto vedere delle foto bellissime, mi sono piaciute, mi sono innamorato, sono tornato quando ero piccolino e allora ho detto, ma prima di mandarle da qualche parte, facciamole vedere, esponiamole, torniamo a far vedere come i bambini di una volta imparavano le varie cose, quindi qua abbiamo storia, geografia, scienze, invenzioni, tante cose da vedere. Adesso non ci sono più queste cose, perché effettivamente loro adesso basta un click, hanno tutto da internet, adesso sono le lavagne LIM, queste, come qualcuno diceva, queste sono le lavagne LIM di una volta, queste. Quindi è stato, a me ha subito, proprio mi ha sognato. Io devo ringraziare comunque l'amministrazione che comunque mi ha concesso poi di farla anche adesso in questo periodo, tra l'altro per ottimizzarla abbiamo fatto proprio nel periodo della fiera, così almeno dovrebbe esserci anche più gente che viene a vederla e quindi ci aiutiamo a vicenda. Quindi io dal punto di vista, se si fa qualcosa per Rivara, a me non interessa la posizione, se sono seduto all'opposizione o se sono seduto in maggioranza, quindi l'importante è che Rivara si faccia qualche cosa di interessante. Certo, giustamente è la cosa principale. E fino a quando verrà esposta e in che orari si può visitare, in che giorni? Allora, questa mostra è aperta da oggi, oggi e domani, sabato e domenica, il giorno della fiera, mercoledì, e poi sabato e domenica 21 e 22. Se qualcuno, qualche scuola, se qualche gruppo fosse interessato, telefona al numero che c'è sul manifesto e l'apriamo anche in altri momenti. Una settimana buona, da sabato a domenica successiva siamo aperti. Una bellissima condizione, come è nata? È nata da un ritrovamento casuale nei mercatini a Castellamonte, quindi ci tengo qui in Canavese, un bel mercatino quello di Castellamonte. Ho notato due fogli quasi buttati per terra e li ho comprati e poi pian pianino c'è stata la possibilità di arricchire sempre attraverso i mercatini. È stata una bella esperienza. Diverse materie, quindi ogni foglio comunque ha un tema particolare che è stato suddiviso qua in questa sala. Quanti sono i pezzi esposti? 92. E sono tutti quelli della collezione o ce ne sono ancora? Sì, sono tutti quelli della collezione, assolutamente, non ci sono altri pezzi, li ho portati tutti. Io a casa li tenevo piegati e mi sembrava anche giusto dare un po' di luce, un po' di vita a questi pezzi, che hanno alcuni anche 70 anni. E poi con l'incontro col signor Andriolo ho deciso di esporli? Sì, assolutamente, il dottor Andriolo è stato davvero gentilissimo a proporre questa cosa e io ho aderito con entusiasmo e davvero lo devo ringraziare, il dottor Andriolo, assolutamente.